Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione barra assaggio. Scusatemi per le mie condizioni, ma fa davvero tanto tanto caldo, quindi scusatemi. Oggi siamo qui per provare tre prodotti differenti, tra cui due salati e uno dolce. Perché nello scorso unboxing, che poi dove avevo preso anche le barrettine della Mars Protein, una cosa del genere, quella M&M's, facciamola così subito faccio, avevo preso anche altri snack, cioè due salati e uno dolce, che in tantissimi mi avete detto che dovevo prenderli perché dovevo provarli, perché erano molto validi, e così ho fatto, li ho voluti prendere. Sto parlando del marchio Felling OK. Devo dire la verità che questo marchio è molto valido. Ho provato anche la pasta proteica e di solito volevo farvi questo accenno perché qui su YouTube non ve ne ho parlato, però chi mi segue su Instagram l'ha già vista. Sapete che io ho provato vari marchi di pasta proteica, anche specialmente Prozis, che non mi è piaciuta per niente perché la pasta in sé sembrava di mangiare cartone e anche col condimento non mi è mai piaciuta. Invece devo dire che questa qui della Felling era un po' titubante, la prendo o non la prendo, perché di solito anche se stavo cercando una pasta proteica, io mangio sempre nei periodi di massa e non la pasta che si trova sul mercato. Io non demonizzo niente, però in questo periodo, che per me è un periodo importante di definizione, chi lo fa può capirmi, ma poi questo è un altro ramo che voglio parlarvi in un video del What It In A Day. Stavo cercando sinceramente una pasta proteica. E quindi l'ho voluta prendere, ho detto ma dai, proviamola, poi mal che va, vediamo un po' come smaltirla. E poi qui ci sono le mini taglie, quindi ottimo, e devo dire la verità raga, è buonissima. Infatti ho fatto poi un secondo ordine dove ho fatto una scorta immensa che avete visto su Instagram, e infatti ho fatto anche un altro mini ordine che poi vedrete, perché devo prendere altre novità che poi vi farò la recensione. E infatti ho preso altri pacchettini perché mi piace, e in più ho preso anche un altro marchio, quindi vediamo un po'. Allora, tutti questi, chiudiamo il discorso, però volevo dirvi che se state cercando una pasta proteica, ve la straconsiglio perché è buonissima. Poi ci sono tutte mini taglie che voi pure in giro potete portarvi, tipo, non lo so, se state in un periodo di definizione che per voi come me è importante e non potete farvi un pasto libero, quello che volete, io ve le straconsiglio. Poi però di questo argomento, di come sto affrontando io questo periodo, ve ne parlerò, sicuramente uscirà quando la settimana in cui uscirà questo video, perché oggi è domenica 2 agosto, vedete questo video 3 agosto, lunedì, quindi può darsi pure che per metà settimana uscirà qualche What It In A Day in cui ve ne parlerò. Ok, chiudiamo questo discorso e andiamo ad assaggiare gli snack. Io sto tutta sudata, ragazzi, sto facendo veramente una fatica assurda con questi capelli, non ce la faccio. Allora, proviamo io della Felling OK i cantucci. Questi mi avete detto in tantissimi che io dovevo, in tantissime che io dovevo provarli. Ovviamente sono a basso contenuto di carboidrati e il gusto è cacao. Allora, vi dico i valori: per 50 grammi hanno 187 calorie, 9 grammi di grassi, 4 grammi di carboidrati, polioli 5, fibre 9 e proteine 15. Quindi anche ragazzi, chi sta facendo una low carb, una dieta chetogenica, sono fantastici. Oddio, che buon profumo! Ma ragazzi, sapete che sembra il profumo? Gli abbracci della Mulino Bianco, però la parte a cacao. Assaggiamo. No, vabbè, ragazzi, sono buonissimi. Hanno fatto pure la croccantezza tipo del cantuccino, io lo chiamo cantuccino. Mamma mia! È buonissimo! Immaginatevelo tipo al limone. Mamma mia, adoro! Adoro! Io cioè, la prima cosa che ho provato di questo marchio erano proprio i biscotti, ed erano entrambi molto buoni, infatti sia cocco che vaniglia e limone, la fine del mondo. Cacao un po' meno, però
anche se buono, non male, infatti li ho finiti già. Allora, io andrei avanti con ovviamente gli snack salati. Io spero che non si scarica la macchina fotografica. Allora, ce ne sono due. Ho visto che c'erano anche i crissini, ma non li ho presi perché erano in arrivo. Allora, questo qui sono dei cracker. Io non riesco bene a capire il gusto, perché mi sembra ci siano dietro disegnati funghi, pepe e questa salsa alle erbe, tipo salsa greca, non lo so. Comunque è vegan, ok, è vegan. Eccolo qua. Allora, per 50 grammi, quindi ovviamente il pacchettino ha 176 calorie, 6 grammi di grassi, carboidrati 4, fibre 12,75, proteine 20 grammi di proteine, quindi è ottimo. Anche se state in giro. Che buon profumo. Secondo me sono anche belli croccanti. Date. No, sapete che sembra? Di mangiare dei quei tarallini piccolini. Va. Considerando che è un prodotto low carb, è la fine del mondo. Che scioccata. Sono molto neutri come sapore. Boh. Considerando che è un prodotto low carb, è un prodotto proteico, raga, è fantastico. Mettendo insieme tutte queste cose è fantastico, il sapore non è niente male. È abbastanza neutro come sapore, niente di un sapore nello specifico, no, molto neutro, però devo dire la verità che è molto buono, almeno si può mangiare. Andiamo ad assaggiare l'ultimo snack proteico per vedere quale dei due ne vale veramente proprio la pena, tipo se ne volete acquistare solo uno io vi dico quale tra i due per me è il più buono. Allora, questi qui sono dei mini grissini al pomodoro. Eccole qui. Allora, vi faccio vedere una differenza. Di solito io ho capito una cosa di questo marchio, perché l'ho visto con la pasta proteica. I pacchettini che hanno, quindi mo vediamo anche se mi sto sbagliando, però vi voglio dire una cosa, almeno vi faccio capire anche per quanto riguarda la pasta proteica. Fateci caso che se volete proprio una pasta proteica assoluta, con meno carboidrati, dovete prendere dove vedete nella pasta questa, la scritta rossa e la confezione rossa. Invece se volete una pasta proteica, sì, però volete anche una pasta che ha una percentuale in più di carboidrati, dovete prendere quella con la parte arancione. Ve ne accorgete, perché trovate, se vedete nella categoria pasta proteica, prima quella arancione e poi sotto vedete quella rossa, però sono entrambe paste proteiche. L'unica cosa che cambia è la percentuale di carboidrati. Infatti questa qui è, all'interno ci sono due porzioni, la quantità è 50 grammi, perché sulla confezione sta scritto 50 grammi. Per 50 grammi ha 147 calorie, 5 grammi di grassi, carboidrati 4, fibre 23, proteine 10 e sale, vabbè, 0,68, ma la percentuale è sempre la stessa. Infatti vedete, questi hanno una percentuale di proteine in meno rispetto comunque all'altro snack che vi ho fatto vedere prima. Sa di pomodoro proprio, raga. Sono così. Me le aspettavo un po' più croccanti. La consistenza sembra un po' dei crissini sfumati.
lo giuro. Però il sapore si sente di pomodoro, però molto molto leggero, non è quel pomodoro forte, stucchevole. Allora, devo dire la verità che i due nel complesso un po' si somigliano. Solo che ovviamente questo qui è il pomodoro, quindi si sente una marcia in più di pomodoro. Secondo, vi dico proprio il mio parere, io ve le consiglio perché sono sfiziosi. Tipo, vi state vedendo pure una televisione, qualcosa, volete qualcosa da sgranocchiare, ma non vi va di prendere un pacco di patatine, un pacco di tarallucci e non volete sentirvi in colpa, ecco. Questi sono dei snack molto molto adatti. E quindi niente ragazzi, io spero che questa recensione vi sia piaciuta. Per me tutti e tre sono molto promossi. Devo dire la verità che quello in assoluto per me promosso tra i tre che vi ho fatto vedere sono quelli dolci, cantucci, sono la fine del mondo, infatti me l'avevate detto, sono molto buoni. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!